Ben ritrovati, buon lunedì, siamo pronti per un'altra puntata di Gioele Magaldi racconta. Allora ci colleghiamo con il presidente del Movimento Roosevelt, Gran Maestro del Grande Oriente Democratico, di nuovo insieme. Gioele, ciao. Ciao Fabio, salve a tutti. Allora, intanto ti chiedo se queste tue dichiarazioni su Tria della settimana scorsa, che riprese anche da Affari Italiani, comunque insomma hanno fatto un po' il giro del web, così come è andato abbastanza a buon fine il tuo invito a diffondere quello che avevi detto, no? Quel filmato di su Draghi. Ecco, che sensazioni, che reazioni ci sono state? Ma, a me sembra che in qualche modo nei giorni immediatamente successivi Giovanni Tria sia passato, e con lui anche Giuseppe Conte, che non era stato diffidato ma semmai esortato e consigliato, una tonalità in meno di veemenza. Entrambi sono passati dall'atteggiamento contenitivo e quasi così ammaestratorio nei confronti di Salvini, dal dire a Salvini non fare il giamburrasca, non fare non avere eccessi, non esorbitare, sono passati invece a contenere semmai le pretese dei vari tecnocrati europei e anche di qualche cancelleria continentale. Cioè un certo mutamento nell'atteggiamento c'è stato. Naturalmente non basta, cioè siamo ancora sul piano delle parole, siamo ancora sul piano degli atteggiamenti, siamo ancora sul piano delle attitudini, qui serve qualcosa di più, però insomma credo che un qualche effetto quelle dichiarazioni l'abbiano sortito. Ecco, è stata una settimana in cui, ecco, cose eclatanti non sono accadute, c'è stato un abbassamento di toni, forse, no? All'interno anche del governo. Spesso questi toni, l'abbiamo sottolineato varie volte, un po' fastidiosi, no? Queste specie di liti che non fanno onore neanche ai protagonisti e che poi comunque rientrano sempre. Ma può essere chiamato governo del cambiamento per il momento questo? Ma direi di no, cioè qui non il punto è questo. Vorrei anche chiarire, insomma, una volta per tutte, qui non è che il presidente del Movimento Roosevelt, il Movimento Roosevelt stesso, faccia il tifo per un governo o per l'altro, e lo stesso vale per i massoni progressisti, di cui Grande Oriente Democratico è una, diciamo così, una delle articolazioni. Noi facciamo il tifo, per noi intendo sia la comunità politica, politico-culturale, metapartitica, non massonica né paramassonica roosevelt-iana, sia su un altro versante, perché nel mio caso, ma solo nel mio caso, c'è una compartecipazione a entrambi i mondi, e facciamo caso alle cose, alle azioni e soprattutto alle concretizzazioni. E da questo punto di vista non interessa che ci sia al governo il PD piuttosto che la Lega, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia o chi che sia. Guardando al recente passato o al passato più remoto, si può osservare chi ha fatto cosa nella storia del nostro paese, dell'Italia, o nella storia di altri paesi, e guardando al presente si può allo stesso modo ragionare su quali frutti l'albero delle istituzioni è in grado di offrire. Allora, è chiaro che in una situazione nella quale comunque si era presentato un governo del cambiamento che ha avuto il merito ed ha il merito di aver sdoganato tutta una serie di mugugni che ormai da tempo, da anni, accompagnano lo sguardo dei cittadini italiani, no? I cittadini italiani per mezzo del web, per mezzo di pubblicazioni, per mezzo di anche insomma momenti di protesta più o meno organizzata,
per mezzo di tante iniziative negli anni per così dire dell'austerity, quelli inaugurati dal 2011 in avanti, hanno iniziato a porsi in modo più importante il tema della Repubblica, di chi governa la Repubblica italiana, delle filiere extra italiane che sono collegate al governo del questo sistema paese, e hanno visto tante cose passare lungo il fiume, no? Hanno visto appunto i professori, i tecnocrati illuminati alla Monti che promettevano di risanare il paese, di liberarlo dalla cattiva politica e dalla cattiva amministrazione, e hanno visto invece questi professoroni illuminati essere dei pessimi amministratori e dei pessimi politicanti. Hanno visto, no, che tutta la retorica anche con la quale si era spiegato che insomma si sarebbe risanato il debito pubblico attraverso l'austerità, e tutto questo si è rivelato falso. Hanno visto anche come dietro la retorica europea ed europeista di alcuni si nascondono invece dei feroci nazionalisti, no? I sovranisti occulti sono quei cancellieri, quei primi ministri, quei presidenti di paesi formalmente in partnership con l'Italia nel contesto dell'Unione, meglio sarebbe ribattezzarla disunione europea, che perseguono politiche o diciamo tutte attente ai sistemi paese che loro stessi gestiscono, o addirittura e soprattutto a linee di interesse sovranazionali. Quindi, dopo aver visto tutto questo, e però tutto questo rimaneva ai margini della vita istituzionale, erano denunce, erano analisi, erano convegni, erano mobilitazioni, va al governo questa strana maggioranza Lega 5 Stelle e porta sul piatto del mainstream tutta una serie di temi, tutta una serie di eresie anche. Arriva l'eresia post-keynesiana, dopo che Keynes era stato il grande rimosso degli ultimi decenni, arrivano con la Lega alcuni economisti post-keynesiani a dire le loro eresie, e anche dalle parti del Movimento 5 Stelle insomma si muovono alcune correnti di pensiero economico in contraddizione con altre, e qui ci sono delle incongruenze nella comunità pentastellata, ma insomma si muovono delle istanze diverse da quelle dei centrodestra e centrosinistra che avevano mal governato l'Italia nella Seconda Repubblica. E qui c'è un cambiamento, cioè è stata sdoganata una narrativa, o meglio una serie di narrative sono state sdoganate, e sono narrative alternative a quello del va tutto bene, c'è il pilota automatico, l'Italia uscirà dal tunnel prima o poi, questa è stata la canzone suonata in questi anni, ma mentre si diceva, è un po' la canzone suonata anche dalle parti della Grecia, no? Prendetevi le ricette della Troica e sarete rigenerati dal peccato, perché si è imputato ai greci di essere dei peccatori, dei corrotti, dei cattivi gestori delle risorse economiche, no? E con questa solfa la Grecia è stata devastata economicamente e socialmente. Ora ci sarà pure la corruzione in Grecia, nella classe politica greca, presso i burocrati, presso quello che vogliamo, come c'è altrove, ma insomma se tu prendi in mano un paese e dici di volerlo risanare e invece lo porti a precipizio, è chiaro che no, sei un cantastorie, no? O sei un cantastorie o sei un incompetente. E invece questa solfa che naturalmente ha messo in ginocchio la Grecia, non ha messo in ginocchio l'Italia, perché l'Italia è un paese più forte, ma insomma è la solfa cantata, e la gente ha visto che appunto i salari non crescevano, il lavoro non aumentava, la disoccupazione non calava, le infrastrutture non si facevano, i trasporti non miglioravano, il paese è fatiscente in molte sue strutture. E allora ecco che si è creato il combinato disposto di un consenso intorno a questo governo del cambiamento,
e persino delle speranze tuttora proiettate verso la Lega, no? Se il Movimento 5 Stelle ha perso smalto perché ha fatto un pastrocchio con questo reddito chiamando di cittadinanza, che di cittadinanza non è, abbiamo detto altre volte, e ha fatto un pastrocchio perché si è preoccupato di cavalcare un neogiustizialismo, ha strizzato l'occhio ad un PD che invece di rinnovarsi nella narrativa, nella prospettiva, sa soltanto mettere il dito sulle altrui incapacità, e durante la campagna elettorale europea, in questo scambio di intese con l'occhiolino tra PD e Movimento 5 Stelle, no? Il bersaglio grosso era Salvini, il fascista, lo xenofobo, il cattivone che vuole annegare gli immigrati, tutte queste storie qua. Ma questo non ha giovato ai pentastellati, perché giustamente l'elettore pentastellato che si è trovato a notare questa strana intesa PD 5 Stelle contro la Lega durante la campagna elettorale, ha detto: vabbè, allora in questo punto voto Lega, oppure torno a votare PD, che me lo fa fare di votare i 5 Stelle se mi si sta raccontando che alla fine ci potrebbe persino essere un giorno, perché di questo si è parlato e di questo si parlava, si potrebbe essere un giorno a breve un governo istituzionale magari sostenuto sia da PD e 5 Stelle, giusto per far fuori la Lega e relegarla ai margini, quindi, del sistema politico, per paura della crescita di consensi di Salvini. E quindi ecco che quelle speranze di cambiamento che il governo non ha saputo finora concretizzare si sono tutte materializzate in questa cambiale politica, in questa bolla politica che è oggi, di cui oggi gode Salvini. Salvini sta utilizzando una promessa, è una promessa di pagamento, no? Le persone non possono nutrire più, no, non sono tanto convinte più dei 5 Stelle, non possono essere convinte né da Zingaretti, che tutto ha fatto e tutto sta facendo salvo che rinnovare nella narrativa il PD e il centrosinistra. Non possono naturalmente prestare più credito alle sirene berlusconiane, insomma, in questo declino un po' patetico anche della vicenda di Forza Italia. In piccolo un investimento viene fatto verso Fratelli d'Italia, della Meloni, ma in fondo la Meloni sta per così dire ricostituendo quello spazio politico che era già di Alleanza Nazionale, e ancora è ben lontana dall'averlo fatto, no? Aveva numeri più importanti Alleanza Nazionale, quindi non c'è nulla di così eclatante nel disfacimento di Forza Italia che diversi voti vadano a indossare la Lega, altri torni a Fratelli d'Italia, e poi c'è un voto d'opinione importante, non va trascurato. Io so di tanta gente, anche magari di centrosinistra, che si lamentava magari di parenti e amici di centrosinistra, dice votano Lega. Parlo di persone che non è che siano contente del centrosinistra, ma erano scandalizzate dal passaggio ai miei bagagli, anche al meridione, di voti verso la Lega. Quindi la Lega di Salvini beneficia di questo investimento di speranze. Siamo qui fino adesso. L'atteggiamento sembra un atteggiamento più combattivo, più risoluto. Vediamo, è lecito dubitare che dalle parole si passi ai fatti. È lecito dubitare perché io non c'è qualcosa che manca, no? Però il movimento Rollet osserva e osserverà sempre con simpatia se qualcuno mostra di voler o poter innescare un meccanismo di cambiamento nei rapporti tra Italia e Europa, e anche prospettiva stessa della governance europea. Naturalmente le cose da fare, però, per rendere tutto questo credibile, iniziare quindi col piede giusto, non significa
stare lì, limitarsi a fare quello che stanno facendo Tria e Conte, da cui siamo partiti oggi con la trasmissione. Cioè, non è che sì, Tria e Conte hanno smesso di preoccuparsi di redarguire Salvini, ma adesso fanno azione di contenimento rispetto alle minacce di procedura di infrazione europea verso l'Italia. Ma insomma, stanno giocando in difesa, cioè stanno dicendo difendiamo quella patetica, pietosa, quel pietoso margine di manovra che ci siamo presi col 2,04 di deficit, difendiamo, diciamo che sostanzialmente siccome appunto la crescita non è stata quella prevista e quindi il PIL non è quello previsto, questi ci chiedono manovre correttive che significherebbe altre lacrime e sangue per gli italiani e loro si barcameano, ma questo è un gioco in difesa che non porta da nessuna parte e bisogna spiegare, bisognerebbe appunto spiegare in modo serio e sano che non è questione di chi vuole fare più o meno deficit, la questione è quella che ci siamo già detti, è chiedere nel contesto europeo di stralciare le spese per investimenti dal computo deficit PIL e quindi in prospettiva debito PIL, ma significa anche aver chiaro dove si vogliono investire questi soldi. Tu puoi sostenere tutto l'attacco del mainstream e degli avvoltoi e dei cinici affossatori del sistema Italia che stanno là pronte a sbranarti, a strumentalizzare quello che dici e che fai, se dai chiaro un progetto di investimenti, non se parli soltanto dell'ipotesi di investire rispetto alla quale andrebbero stralciati i denari spesi per questo, tu devi avere un piano chiaro di investimenti e un piano chiaro di pagamenti dei debiti pregressi della pubblica amministrazione e poi chiedere appunto che questi vengano stracciati dal computo deficit PIL. Così si fa seriamente e altrettanto seriamente vuoi davvero cambiare l'Europa? Cioè usciamo da questo discorso ormai trito, ritrito, no, sì, no, non fuori dall'Europa ma un'altra Europa. Che poi lo dicono tutti ormai, no? Tutti dicono che anche dalle parti del centrodestra e del centrosinistra, le forze del PD sono d'accordo che ci vuole un'altra Europa, non si capisce mai qual è però quest'altra Europa. Io suggerisco a tutti, tutto il sistema parlamentare italiano e quindi a tutti i parlamentari italiani eletti in Europa, cioè a tutti coloro che sono nell'Europarlamento e vengono dal sistema Italia, fate una bella proposta per avviare la redazione di una Costituzione europea. Si parte da lì se davvero si vuole fare qualcosa di nuovo, si parte dalla richiesta che una qualunque organizzazione pubblica, quale è l'Unione Europea, sia fondata su una Costituzione, quindi diventi qualcos'altro. Oggi abbiamo un'Unione Europea senza Costituzione, senza moneta, senza una fiscalità unica, senza una politica estera unica e veniamo presi in giro con gli alti commissari per gli affari esteri europei non possono perseguire nessuna politica estera. A proposito, visto che si parla anche dell'attuale ministro degli esteri, il massone Moavero Milanesi come di possibile commissario europeo, insomma andiamo di male in peggio perché noi lo dicono gli osservatori interni ed esterni, lo dicono gli addetti del settore, ai lavori del settore, noi non abbiamo un ministro degli esteri, insomma Moavero Milanesi è del tutto del tutto inesistente, ma non abbiamo, ma questo va al di là di Moavero Milanesi, in realtà sono anni che l'Italia non ha un ministro degli esteri, non ha una politica estera. Non ce l'ha nel Mediterraneo, non ce l'ha nelle relazioni importanti est-ovest, ci sono degli atteggiamenti, ogni tanto c'è un atteggiamento, cioè, ma l'Italia non ha, rispetto al peso politico-economico che potrebbe avere, non ha un ministro degli esteri e noi oggi ci stiamo parlando del fatto che addirittura un fantasma al ministero degli esteri come Moavero Milanesi, il fratello Moavero Milanesi, che ripeto ha solo il merito di essersi presentato, e comunque è stato ben pagato con una poltrona ministeriale, come colui che venendo dal mondo dei massoni aristocratici come Mario Monti, ed essendone diciamo
un vassallo, un valvassore, un collaboratore, cioè, dice no, ma io mi sono smarcato da quell'impostazione, adesso sono un progressista, voglio dare una mano. Gli si attribuisce il grande merito di aver trattato, no, per ottenere che insomma, anche lì non ci fossero le procedure di infrazione, no? Il suo sarebbe il grande merito di aver chiuso la trattativa che portando dal 2,4% di deficit al 2,04% ha consentito del governo Conte per la scorsa finanziaria di tornarsene senza conseguenze, no, sanzionatorie da parte dell'Europa. Stiamo giocando, stiamo prendendo per i fondelli i cittadini italiani e anche tutti quelli che osservano questa vicenda, cioè questi sarebbero i grandi meriti di Moavero Milanese. Insomma, sì, certo, è chiaro che è un personaggio conosciuto e rispettato da tutti quegli altri che sono altrettanti camerieri e maggiordomi del sistema post-democratico che governa i paesi europei singolarmente e la disunione europea nel suo insieme. Ma se il governo del cambiamento manda come commissario europeo Moavero Milanesi, siamo fritti, insomma, no? Il commissario europeo dovrebbe essere qualcuno che abbia una voce chiara e forte per cambiare gli assetti, non perché quello che il cui numero di telefono campeggia nelle agendine dei soliti oligarchi che lo chiamano più volentieri, quello magari dalle maniere più gentili e affettate, perché certo, chiaramente fatelo anche essere sgarbato, insomma, uno che da anni, no, prospera e ottiene poltrone specificamente per non fare nulla, non assumere posizioni. Io credo che vada giudicato, io credo anzi che Moavero Milanesi è uno di quei ministri che andrebbe messo a riposo, cioè se ci deve essere un rimpasto sono diversi. Io credo che Tria, Moavero Milanesi ed altri ministri, ce ne sono svariati, insomma, c'è anche la ministra della salute, insomma, ci sta probabilmente il ministro della pubblica istruzione. Ci sono un sacco di ministri di questo governo che sono dei mediocri e che andrebbero messi, collocati a riposo, un bel rimpasto, magari nei prossimi giorni faremo i nomi e i cognomi di quelli che secondo noi dovrebbero fare un turnover con. Ecco, se il governo del cambiamento vuole essere governo del cambiamento, prima che magari le cose precipitino e questo governo cada proprio, e se non vuole cadere, si dia una rappresentanza di commissari europei adeguata, non faccia come Renzi che appunto si prende l'alto commissario per gli affari esteri, ci mette un altro personaggio inconsistente in colore e in sapore come la Mogherini, ma cerchino di avere un commissario magari su tematiche economiche, mandino qualcuno preparato e autorevole e soprattutto un bel rimpasto di governo con gente capace, energica e che lavori in sintonia con quelle che sono le istanze di cambiamento, se davvero ci sono. Se non ci sono, è tutta una buffonata. Allora prepariamoci allo sgonfiarsi della bolla politica della Lega e prepariamoci ad una crisi politico-economica senza precedenti per l'Italia, perché tutto intorno i nemici dell'Italia si vanno fregando le mani. Insomma, la situazione non è allegra. Naturalmente non è apocalittica nel senso in cui anche tanti amici miei, nostri, dicono, perché come ho spiegato qualche tempo fa, l'apocalisse è proprio quella che si consuma sommessamente ogni giorno, no? È un'apocalisse soft, è un'apocalisse subdola, che è quello però, è quello stato di cose che priva di democrazia sostanziale i cittadini, che priva di lavoro le persone che vorrebbero lavorare, che priva di un salario dignitoso coloro che vorrebbero averlo, che priva di una pensione dignitosa coloro che avrebbero il diritto ad averla, che priva di un futuro giovani e meno giovani, di un progetto esistenziale adeguato, è quella che appunto stabilisce delle norme artificiali, teologiche, dogmatiche, ideologiche, come quelle
che appunto sono i parametri economici richiesti ai vari paesi dell'Unione Europea, è quella che non consente alla Banca Centrale Europea di essere al servizio della crescita economica dei territori europei invece che dell'interesse di gruppi finanziari, è quella che non dà un governo politico all'Europa, è quella che non dà una politica estera sia all'Italia che all'Europa. Ecco, quella è l'apocalisse, no? L'apocalisse è questa cosa qua, è questa cosa melmosa, paludosa, strisciante. Non, i padroni del vapore, i padroni dell'ecumene malamente globalizzata non hanno bisogno di scatenare la terza guerra mondiale, non hanno bisogno. La terza guerra mondiale è cominciata da un bel po' ed è una guerra tiepida, fatta di focolai di guerra classici che continuano a rampollare qua e là quando serve, fatta di terrorismo globale e per il resto è fatta di appunto quotidiane vessazioni in danno dei diritti universali dell'uomo e del cittadino e in danno della democrazia sostanziale. C'erano delle domande che già sono arrivate e che ti interrogano, tra virgolette, su cose che sono accadute in questi giorni. Cominciamo da Gaspare. Gaspare dice: vorrei chiedere a Magaldi cosa ne pensa dello scandalo CSM e se arriverà a coinvolgere in modo serio anche il Quirinale. Allora, io come dire, fin qui ho detto che questa vicenda mi interessava poco e la trovavo tutto sommato stucchevole. Facciamo un passo in avanti, no? C'era un po' di provocazione anche in quelle mie dichiarazioni, la vicenda può non essere stucchevole nei suoi esiti, perché il quadro si sta allargando, nel senso che il Quirinale è stato già chiamato in causa, è stato chiamato in causa da Lotti e la Lotti ha detto, Lotti, già ministro della Repubblica, difeso da un'altra ministra, già ministra, la Maddalena Boschi di recente, un uomo molto vicino a Renzi, al clan Renzi, un uomo quindi che ha avuto un suo potere e tuttora, diciamo, comunque, insomma, pur leccandosi le ferite come tutto il clan renziano, no? Stiamo parlando di un clan e di un'area politica che, se non si vanno alle elezioni, tiene in ostaggio anche Zingaretti, la nuova segreteria direzione, la nuova segreteria del PD, perché sono stati eletti diversi renziani no, alle ultime elezioni. Lotti ha chiamato in causa Mattarella su vicende che non hanno un rilievo penale, almeno alcune, no, ma hanno denunciano un problema di ethos nei rapporti istituzionali tra magistratura politica, garbugliate e delicate. Però ha chiamato in causa il Quirinale, ma dal Quirinale è arrivata una nervosa. Succede che si riblocca. Vediamo se ritorna il buon Gioele o se dobbiamo ritentare il collegamento. No, adesso sembra proprio andato via totalmente e allora questo fatto è il fatto che mi pare si stia chiamando in causa anche per Camillo Davigo in tutta questa vicenda. Rende forse tutta la vicenda meno stucchevole nei suoi possibili risultati finali, cioè c'è un potere, quello della magistratura, che forse è arrivato il momento che in Italia si autoriformi, no? in alcuni suoi aspetti. Questa vicenda può insegnare a noi tutti una serie di errori commessi nel passato. No, noi abbiamo avuto dei momenti in cui la magistratura è stata vista come un argine istituzionale al malfunzionamento di altri poteri dello Stato. La stagione di Tangentopoli è stata una santificazione della magistratura ed una demonizzazione della classe politica. In altri momenti c'è stato ugualmente, no, l'idea che in fondo, insomma, i politici potevano anche essere
no, incapaci, inefficienti, corrotti, ma dall'altra parte c'erano magistrati tutti integerrimi e tutti volti al perseguimento del bene comune. Non è vero che qualche potere dello Stato è totalmente marcio e qualcun altro è totalmente puro. Noi dobbiamo recuperare il senso tutto liberale della distinzione dei poteri e del rispetto dei poteri e anche di una dialettica sana tra i vari poteri dello Stato. Questa è la dottrina politica, democratica e liberale sin dai tempi di Montesquieu, e che va, certo in Italia tutto è più complicato per ragioni storiche, insomma, non, ma dobbiamo arrivare ad un punto in cui purtroppo queste vicende interno al mondo della magistratura ci fanno capire che ci sono dei problemi anche nella magistratura, problemi di possibile inefficienza, ma anche problemi di possibile, tra virgolette, corruzione, o comunque di malgestione del potere del proprio ufficio. Vedremo poi quali sono le questioni semplicemente poco eleganti e quelle passibili invece di sanzione penale. Ma io che rispetto profondamente, vorrei che fosse rispettato profondamente sia il potere della magistratura, sia il potere della politica e il buon nome dell'una e dell'altra istituzione, no? Che accanto, insomma, parliamo del potere della politica, significa sia il potere legislativo che quello esecutivo. Quello giudiziario è un altro potere cardine di una comunità matura e ben funzionante. Quindi, invece di ritenere appunto che, perché questo è stato, no, anche in questi anni, ne abbiamo parlato anche di recente, in questi anni, insomma, si è quasi detto che un avviso di garanzia equivaleva alla decadenza di personaggi, si è parlato, ne abbiamo parlato di recente anche nel caso Siri, insomma, no, le indagini che giustamente la magistratura fa su delle vicende, diventa il pretesto per chiedere le dimissioni di un politico dalle sue funzioni magari ministeriali, o diventa l'occasione per chiudere una carriera politica. Poi magari si nota che quel tale personaggio viene assolto dopo anni, ma nessuno può restituirgli quello che gli è stato tolto. Quindi questo discende da questa santificazione e assolutizzazione, no, del ruolo rigeneratore catartico della magistratura, quasi fosse appunto una sorta di sacerdozio collettivo rispetto al quale inchinarsi senza se e senza ma, e dalla visione proposta, e questo è un altro lascito, un regalo del neoliberismo, no? Che comunque il ceto dei politici è un ceto di piccoli uomini, tutti affaccendati sempre a fregare il prossimo e a infischiarsene del pubblico interesse. Ripeto, ci sono politici che se ne infischiano del pubblico interesse e che sono effettivamente degli infidi, corrotti, corruttori, e ci sono dei politici invece che hanno ben chiaro, no, il senso della propria funzione, della propria dignità, e cercano di svolgere come possono il proprio ruolo. Lo stesso, ci sono dei magistrati eroici, alcuni hanno pagato anche con la vita, no, nel nostro paese, la loro azione coraggiosa, intrepida, sapiente. Ci sono magistrati che senza aver pagato con la vita svolgono quotidianamente, magari in trincea, magari con pochi mezzi, cercano di portare le istituzioni, la legalità in contesti anche difficili, e poi ci sono magistrati corrotti o comunque che abusano del proprio potere, così come vale lo stesso per i politici, vale per i manager pubblici e privati, vale per i burocrati, vale per tutti. Bisogna ritornare ad una visione normale delle cose, ordinaria delle cose, dove nessuno è santificato e nessuno è demonizzato, men che meno intere filiere di potere che devono essere in equilibrio tra loro dentro lo Stato. Quindi, se da questa vicenda ne deriverà un ridimensionamento delle pretese appunto autosantificanti
della magistratura stessa, ben venga. Se ne viene poi una riforma della magistratura, meglio ancora. Se nell'opinione pubblica ritorna ben chiara la pari dignità e anche la necessità di un equilibrio tra i poteri dello Stato, che significa anche Stato di diritto e quindi l'eliminazione per sempre del pregiudizio secondo cui quando si è indagati si è già un po' colpevoli, o naturalmente la messa al bando di idee e dottrine che proprio per Camillo Davigo, da eccellente neotorquemada, ha espresso di recente, cioè dicendo che insomma credo che fosse Bruno Vespa a esprimere stupore per questa affermazione, nel senso che Davigo avrebbe addirittura detto che gli innocenti sono quelli che non sono stati ancora perseguiti, di cui ancora non si è scoperto il misfatto. Io ho fatto, non credo alle mie orecchie, quindi spero di aver capito male, però ho capito benissimo negli anni quando Davigo, tra l'altro ultimo testimonial ancora in odore di santità della stagione di Tangentopoli, quando Davigo ha assunto atteggiamenti che naturalmente non fanno onore alla magistratura intesa come un'istituzione equanime che non dà per buono, non dà per scontata una natura inquisitoriale, no, della magistratura stessa. Io voglio magistrati forti, liberi dal condizionamento politico, e in questa vicenda di cui stiamo parlando invece i condizionamenti politici sembra che ci siano e siano all'ordine del giorno e riguardino anche grandi e importanti figure istituzionali. Quindi voglio una magistratura libera e indipendente, ma voglio anche una politica libera e indipendente dai condizionamenti della magistratura, quindi politici indipendenti dai magistrati e dalla loro azione, e quindi cittadini che anche se fanno i politici non sono giudicati colpevoli prima che intervenga il giusto grado di giudizio, e rispetto del principio secondo cui ciascuno di noi è innocente fino a prova contraria, e d'altra parte anche una non ingerenza della politica nella magistratura. Noi abbiamo avuto tutto il contrario, cioè questa seconda repubblica e anche questi tempi di transizione sono stati segnati da una commistione cattiva tra politica e magistratura. Un'altra domanda invece riguardava l'attacco alle due navi, cioè alle due petrolifere. Sì, che cosa... Vorrei sapere cosa ne pensavi in generale dell'episodio. Ma non lo so, adesso questo ci conduce in un contesto di valutazione più complessiva della politica internazionale, che magari quindi andrebbe fatta nel giusto modo, e quindi se sollecitato su altre questioni volentieri riprenderemo anche questo tema, ma non mi soffermerei adesso su questo singolo episodio. Elisabetta dice: l'Italia può contare sugli USA e il ruolo che potrebbe avere la massoneria progressista statunitense per un'eventuale rottura con l'Europa, vedi viaggio di Salvini e prossimamente di Di Maio negli USA? No, ma io credo che sia sbagliata la prospettiva, nel senso, non carichiamo gli USA, poi la massoneria progressista USA, Trump, chi? Bisogna capire bene i soggetti. Allora, Trump, l'ho detto sin dall'epoca della sua elezione, e poi negli anni, non è quel pericoloso dottor Stranamore che qualcuno voleva dipingere, non è... non è nulla di quella raffigurazione anche lì demonizzante, no? Sembra quasi che lo stesso culturame, peraltro denunciato dallo stesso ottimo Federico Rampini, di cui ricordo ancora una volta il bel libro La notte della sinistra, lo stesso culturame sedicente di sinistra che demonizza Salvini in Italia, a livello internazionale demonizza Trump, la sinistra, la sedicente centrosinistra statunitense, che è diverso da quello italiano, insomma, demonizza Trump, ma c'è poco da demonizzare. Trump non è certamente il campione del mondo che vorremmo noi autentici progressisti, che è una cosa diversa dai sedicenti custodi
no, delle ragioni del politicamente corretto e di una visione tutta oleografica dei rapporti umani, dove si bada poco all'arrosto e molto al fumo. Cioè, Trump non è un campione del progressismo mondiale. Tuttavia è l'uomo giusto al momento giusto in una fase di transizione per rompere le scatole, per rompere le uova nel paniere di tutti quelli che hanno ingannato la pubblica opinione degli elettori dagli Stati Uniti all'Europa, al resto del mondo, spacciando per una contrapposizione tra centrosinistra e centrodestra quelle che invece erano soltanto spartizioni di potere, di poltrone, di interessi e di profitti, prive di una vera dialettica politica. Cioè, io credo alla vera dialettica politica, quella che fa sì che quando tu sei, poniamo, un socialdemocratico in Germania e ti confronti, scontri con quell'area appunto. Quell'area che sostiene per esempio oggi tuttora Angela Merkel, quello scontro è effettivo, è nei programmi, è nei progetti, è nelle realizzazioni. Lo stesso discorso vale a livello europeo, no? Uno scontro vero tra PS e PPE. Invece noi sappiamo benissimo che questa Europa è figlia di un'impostazione in cui PPE e PSE con altri ammennicoli di gruppi vari hanno insieme in modo consociativo, mal governato, no? L'interesse pubblico continentale. Allora, quindi Trump non va demonizzato, ma non va neanche visto come la soluzione, perché Trump, per così dire, si fa gli affari suoi in ogni caso. Anche questa idea che possa venire da Trump è il campione di un'America che tende a essere comunque per certi versi isolazionista, che non significa non curarsi dei problemi internazionali, ma farlo da un certo tipo di prospettiva, che non è certo una prospettiva particolarmente generosa con nessuno, è una prospettiva di rottura, mette un sassolino più di un sassolino nell'ingranaggio. Ma soprattutto, ma noi non abbiamo bisogno, cioè io vorrei capire. Quando si pensa che i viaggi di Salvini, Di Maio nell'America per liberarci dall'euro, liberarsi da cosa? Liberarsi da cosa? La gabbia è soprattutto nelle nostre menti. La gabbia europea non esiste davvero, esiste nelle menti dei governanti italiani di altri paesi e nelle loro paure. Perché ma davvero pensiamo che ci voglia un coraggio ed una gagliardia straordinaria per resistere, poniamo, alle bacchettate di Juncker prima, di Moscovici, di questi altri tromboni che ci minacciano la procedura di infrazione. Se noi avessimo, in questo senso, è vero quello che dicono alcuni, che noi italiani tendiamo comunque a. E non solo forse noi italiani, ma tendiamo a dare ad altri responsabilità che sono anche nostre. È vero, è verissimo che ci sono poteri che si servono delle burocrazie europee, dei cancellieri europei per metterci paura, per darguirci, per farci adottare misure economiche nocive, per deindustrializzare l'Italia, tutto quanto vero. Ma se noi avessimo la schiena dritta in termini di popolo, di sistema paese, di ceto politico, di ceto industriale, ma noi sapremmo, no, potremmo rispondere tranquillamente, immaginando un altro scenario. Ma davvero la questione va combattuta in questa dialettica per cui se annunci delle politiche espansive, la minaccia dello spread ci riduce al silenzio e tutti alzano le mani di fronte allo spread, ma cerchiamo di combattere la cosa alla radice, no? Lo spread su cosa è basato? Sull'assenza di titoli di Stato europei. Allora, mostriamoci ancora più europeisti dei falsi europeisti e diciamo benissimo, se la mettete così, facciamo finalmente gli eurobond, no? Con titoli di Stato europeo non c'è più lo spread. E cambiando diciamo le regole con cui la Banca Centrale Europea gestisce la valuta euro, non c'è bisogno
di altro. Cioè, voglio dire, si tratta di ingaggiare una lotta politica da parte dell'Italia e questa lotta, davvero pensiamo che la strada più breve verso la rigenerazione politico-economica dell'Italia nasca dall'Italexit? A me non pare che nel Regno Unito, appunto, questo anche l'abbiamo detto altre volte, ma nel Regno Unito quelli che vanno per la maggiore, no? Farage in primis ed altri, e che vogliono la Brexit, lo stesso Boris Johnson accreditato come, insomma, possibile nuovo leader dei Tories, ma questi hanno visioni politiche, economiche, che sono ancora più truci dal punto di vista del quoziente di neoliberismo di quelli che imperversano in Europa. Quindi che cosa attende il popolo inglese, il popolo britannico? Insomma, cosa attende? Una nuova stagione di prosperità sotto una serie di linee direttive che sono le stesse che vengono criticate in Europa? E in Italia che cosa ci si attende? Cioè che una volta che tu ingaggi una dialettica in stile Italexit, che è esattamente quella che vogliono, badate bene, va detto con chiarezza, quello che vogliono i nemici dell'Italia e i nemici di una democratizzazione dell'Europa è proprio questo perenne stato di precarietà che nasce dal non capire se l'Italia vuole un'altra Europa o se vuole uscire dall'Eurozona, da non so cos'altro. Cioè, finché investiamo tempo a preparare un Italexit senza, come dire, mettere a fuoco di quali armi dispone l'avversario e come potremmo contrastarle, noi non andremo da nessuna parte. Ma del resto questo mi sembra più che altro un film proiettato fuori dal vero gioco mainstream della politica, perché qui il vero gioco della politica non contempla né l'Italexit, che è soltanto appunto un miraggio utilizzato probabilmente da chi vuole che l'Italia continui ad essere soggiogata dentro la disunione europea. L'agenda politica mainstream prevede tutt'altro. Io vedo appunto Lega e 5 Stelle al governo, altro che Italexit. Questi non hanno manco il coraggio di sforare il 3% del rapporto deficit-PIL stabilito dal trattato di Maastricht. Ma di che stiamo a parlare? Ma di quale viaggio negli Stati Uniti per fare che? Per dire cosa? Per stabilire cos'altro? Qui, voglio dire, cominciamo, se vogliamo essere seri, cominciamo dalle cose serie. La prima cosa, lo dicevo all'inizio di questa puntata, la prima cosa da fare è stabilire un piano di investimenti per l'Italia. La prima cosa non è uscire dall'Europa, la prima cosa è stabilire un piano di investimenti per l'Italia che dovrebbe fare sia che l'Italia fosse fuori, come amerebbero quelli che non amano l'idea europea, no? L'Italia fosse fuori, se domani l'Italia fosse fuori dall'Unione Europea e dall'Eurozona, avrebbe lo stesso problema per modernizzarsi e per uscire dalla crisi. Dovrebbe stabilire un piano di strategici investimenti pubblici in grado di dare fiato all'economia privata, dare occupazione, un New Deal rooseveltiano sostanzialmente, no? Un piano di abbassamento delle aliquote fiscali, un piano di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Queste sono un piano di gestione, anche qui lungimirante, del territorio italiano e delle strutture fatiscenti, oltre che di quelle che vanno costruite del tutto ex novo, un piano per l'ammodernamento dei trasporti. Questa cosa va fatta sia che si sia in Europa, sia che si stia fuori. Allora, il problema quando stai nel contesto della disunione europea è che per fare questa cosa devi poterla fare in deroga a quelle che sono le norme stringenti e costringenti che attualmente vigono. Per farlo devi ingaggiare una lotta politica, devi ingaggiare una lotta politica e questo è il mestiere del politico. Non si può pensare, questo è il problema di Salvini, di Di Maio, di Conte, di Tria e tutti quanti, cioè che con le manfrine, con i giri di valzer,
i pranzi, le cene, le pacche sulle spalle, risolvi un problema che presuppone uno scontro e il coraggio di fare questo scontro. Per affermare questa cosa, questo diritto dovere dell'Italia, dei governanti italiani, di fare quello che va fatto per l'Italia, ti devi scontrare, ma se avessi il coraggio di scontrarti, scopriresti che il tuo nemico è molto meno forte di quanto pensi, di quanto viene dipinto. Ma devi avere il coraggio, devi avere l'iniziativa, devi avere l'estro, l'ispirazione per farlo. Ma rispetto a questo, ripeto, anche se l'Italia fosse fuori, no? Avrebbe il problema, perché i sostenitori dell'Italexit dicono: vabbè, ma appunto il problema l'Italia ce l'ha perché non ha la sua moneta, perché deve rendere conto se fosse fuori. Ma il fatto di essere fuori non lo fai con la bacchetta magica, cioè anche lì, per poter essere fuori con una tua valuta in grado di sostenere quindi l'urto di tutta l'operazione, devi lottare. Allora, siccome questi non hanno il coraggio di lottare per il 3%, per discutere il 3%, volete che abbiano il coraggio per fare il referendum di uscita dell'Italia dall'Unione Europea, dall'Eurozona? Non scherziamo, no? Cominciamo dalle cose immediate da fare domani, perché avviare un processo di uscita richiede anni, come si può vedere dalla vicenda britannica, perché poi richiede anche tutta una serie di definizioni di trattati, bisogna essere consapevoli di queste cose, non si può parlare a bambera. È un piano che richiede anni, certo che si può fare, certo che non è un'eresia. Quindi io non ho mai sostenuto né mai sosterrò che ci sia, per me non è una condanna necessaria lo stare in Europa o nell'Eurozona, lottare la valuta euro, è un'opportunità che è stata male impiegata. Perché appunto a governare questa costruzione non sono i principi democratici dell'interesse del popolo, ma sono gli interessi privati di gruppi di potere, no? Elitari, di pochi e pochissimi che fanno girare la ruota. Questo è il punto. Ma e se noi vogliamo soluzioni sul breve e medio termine, dobbiamo partire dalle cose che si possono fare subito. Risolvere tutto, pensare di risolvere tutto avviando un processo incerto di uscita dell'Italia dall'euro, appoggiandoci agli Stati Uniti di Trump, che non ci pensa proprio a dare nessuna mano all'Italia. La massoneria progressista opera su un altro piano, ha operato, e così chiudo la risposta, lunga risposta alla domanda, la massoneria progressista ha operato per far eleggere Trump perché fosse appunto una pietra d'inciampo in alcuni ingranaggi globali. E perché fosse lo stimolo anche ai progressisti americani sul piano politico a rigenerarsi e a ritrovare una via. L'hanno ritrovata? Ancora no, ma speriamo che andando avanti la possano ritrovare. A questo serve Trump. Non vi immaginate che Trump possa essere il Roosevelt della situazione, che invece fa da sponda all'Italia nella lotta contro gli eurotecnocrati. Questo non è, e non è di questo che va a parlare Salvini o Di Maio con Trump. Bene, Gioele, siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Poi dopo, in post produzione, rimetteremo insieme le due parti del video che adesso è separato in due. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Dimmi, Gioele. Sì, Fabio, no, voglio soltanto ricordare appunto due cose imminenti. Il 21 di giugno, venerdì, c'è un'assemblea Lombardia del Movimento Roosevelt a Milano, si svolge presso lo studio di Daniele Poli in via Giovanni Mei 18, lo dico così perché sono invitati naturalmente quelli che già sono soci rosvertiani e quelli che nell'ambito di un progetto ambizioso anche di ulteriore consolidamento ed espansione dei rosvertiani in Lombardia. Un progetto che va proprio sotto l'egida, tra l'altro, dell'amico Gianfranco De Corallo, in arte Carpeoro, nominato commissario politico per la regione Lombardia, con accanto il vicecommissario Gilberto Fumagalli, ed una direzione Lombardia fatta di persone tutte molto perspicaci e intraprendenti. Quindi chi ancora rosveltiano non è, ma è interessato, potrà venire venerdì 21 alle ore 18 a via Giovanni Meli 18
presso lo studio di Daniele Poli e unirsi a noi per una serie di iniziative rosvertiene sia a Milano che in Lombardia, mentre il giorno dopo, sabato 22, ci si può tuttora iscrivere al seminario a cura di Grand Oriente Democratico e del Rito Europeo Universale, svolto in tandem da me e Carpeoro, su appunto il retaggio esoterico e massonico di David Bowie. E quindi insomma un weekend milanese sia rosveltiano che massonico, piuttosto interessante, di cui volevo appunto dare menzione in questa chiusura di trasmissione. Hai fatto benissimo, Gioele, grazie, e noi diamo appuntamento a tutti alla prossima settimana, a lunedì prossimo. Grazie, Gioele. Grazie a te, grazie a voi, buona settimana. Buona settimana.